Media Gol. Approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio. Ci stavamo un po' tutti chiedendo perché Francesco non è riuscito a imporsi, non è riuscito a ritagliarsi il giusto spazio. Ok, ha avuto dei problemi fisici a inizio di stagione, però insomma stupisce che in un centrocampo che, parliamoci chiaramente, insomma non brilla per tecnica, non brilla per qualità, tuo fratello non riesca a trovare neanche un po' di minuti. Sì, no, beh, sicuramente la cosa stupisce anche a me, ecco, non solo voi. Probabilmente stupisce, non so, anche lui, penso, però purtroppo a volte va così, non so, magari non so, l'allenatore preferisce altri giocatori in questo momento, insomma, poi con Mangia penso che lui comunque giocasse un po' di più, quasi sempre, insomma, quando è stato bene fisicamente ha sempre giocato, ecco. E quindi boh, onestamente una situazione non so darmela neanch'io, ecco, però io parlando con lui, insomma, gli ho sempre dato il consiglio che poi non c'era neanche bisogno di dargli, quello comunque di non mollare, di continuare a allenarsi bene come ha sempre fatto, e che alla fine comunque magari sarebbe arrivato anche sul momento. Ecco Luigi, innanzitutto possiamo sgombrare il campo da qualsiasi tipo di equivoco, ovvero Francesco Della Rocca ha recuperato, è integro fisicamente, sta bene, quindi ha superato i suoi problemi, lo chiediamo a te, e poi ovviamente puoi anche rivelarci un po' il suo stato d'animo, lo immaginiamo un po' deluso. No, vabbè, ma è chiaro che un giocatore quando magari non gioca o è poco utilizzato non può essere contento, insomma sarebbe un delitto se fosse così. E questo è fuori discussione. No, lui sta bene, anzi magari si rammarica del fatto che magari nel momento in cui magari stava meno bene magari sì, magari non era, giocava così, e magari adesso che insomma sta meglio, per lui aveva avuto questo problema alla caviglia all'inizio del campionato, comunque quasi subito, che gli aveva procurato molti problemi, e magari insomma non era riuscito a esprimersi per come voleva, ecco, perché comunque la sua volontà è tuttora è quella comunque di volersi imporre e di voler dimostrare a Palermo quello che è il suo valore. Luigi, chiaramente l'hai detto tu, il momento per lui è un po' particolare, però sta bene, fisicamente è recuperato, credo che forse mai come in altre gare ci tenga davvero particolarmente a scendere in campo domenica a Bologna, è un po' la sua partita, è un po' la vostra partita, no? Sicuramente, beh, Bologna è casa nostra, al di là della società, proprio come città, quindi poi la città in cui siamo cresciuti, l'infanzia e anche a livello calcistico, quindi sicuramente è una partita particolare in questo caso per lui, ecco, ci terrà a fare bene e io mi auguro che possa comunque insomma partecipare alla partita. Conosci bene la realtà di Bologna e credo la starai seguendo, come così ormai seguirai il Palermo inevitabilmente alla luce delle due squadre che hai visto negli ultimi tempi, che partita ti aspetti? Noi crediamo che alla fine si ritroveranno contro due squadre che francamente hanno poco da chiedere ormai in questa stagione, perché riteniamo il Bologna direi piuttosto salvo, insomma c'è chi è messo peggio, Luigi, no? Sì, no, beh, certo, io insomma appunto leggendo, poi sentendo anche trasmissioni a Bologna, insomma questo è il momento in cui magari chi ha giocato meno, chi deve magari giocarci la riconferma, insomma magari dovrà trovare questi stimoli qui per fare un finale di stagione insomma all'altezza, ecco. Poi conosco anche il mister Pioli, perché comunque l'ho avuto nelle giovanili, è uno che comunque pretende sempre e non vuole mai mollare. Prego. Sarà una partita non facile sia per una che per l'altra, perché comunque il Palermo penso voglia fare una partita a modo, anche perché insomma fuori casa magari non ha mai dimostrato grandi cose, no? Sì. E numeri insomma parlano chiaro, penso non abbia mai vinto. Non si vince da maggio dell'anno scorso, insomma, quindi praticamente un anno di assenza di vittorie in trasferta. Esatto, e il Bologna, d'altro canto, dopo la sconfitta di Bergamo, vuole
vuole subito rifarsi, e insomma anche perché anche il Bologna insomma magari negli ultimi anni ha sempre avuto questo problema dei finali di stagione dove magari ha sempre magari non fatto ecco benissimo. Allora Luigi, a proposito di Pioli, tu hai detto lo conosco perché l'ho avuto nelle giovanili, era certamente, è tuttora uno degli allenatori maggiormente in ascesa nel panorama italiano, avventura davvero assurda, grottesca la sua a Palermo, 50 giorni, non ha avuto neanche il tempo di sedersi in panchina alla prima del campionato, Zamparini ha pensato bene di esonerarlo, ecco adesso a Bologna si sta prendendo la sua rivincita, pensi che la dimensione della piazza possa incidere, ovvero che Pioli potesse non essere pronto per una piazza così esigente, così calda come quella di Palermo? Ma onestamente non saprei neanche perché cioè, non c'è stato neanche il tempo per poter vedere insomma la prova. Io penso che due amichevoli estive insomma è l'Europa League sì dove... Scusi? No, dico, ci sono stati anche i preliminari di Europa League dove è stato eliminato. Sì, preliminari, sì, esatto. Però insomma io penso che per valutare il lavoro di un tecnico servano mesi, non pochi giorni, ecco, non un mese o un mese e mezzo, ma penso che ce ne vogliano almeno 3 o 4 mesi. Insomma, poi è chiaro che insomma il Zamparini è uno molto esigente, magari se vede qualcosa che non gli va a genio da subito non ci pensa su ecco un attimo. Luigi, per concludere è arrivata un'email da un nostro radioascoltatore, ti chiedono insomma se Francesco ti ha raccontato qualche aneddoto particolare sul Palermo, qualcosa che l'ha stupito, avete parlato magari di qualche compagno che non si aspettava fosse così forte, insomma c'è qualche curiosità che poi puoi raccontarci? Ma no, beh, lui io mi ricordo insomma mi ha sempre parlato insomma anche di insomma di Nicoli che insomma è incredibile ecco per le cose che fa perché è un giocatore fuori dal comune ecco al di là di uno come lo vede in televisione poi è chiaro che quando ti ci alleni insieme tutti i giorni è chiaro che magari riesci a carpire a vedere anche da come uno si muove, insomma anche da piccole cose, quello che in realtà poi uno è, ecco, insomma lui, questo è una cosa che mi ha sempre detto, che è sempre rimasto comunque colpito da questo giocatore, insomma. Allora Luigi, noi ti salutiamo con due domande praticamente raccolte, racchiuse in una. Innanzitutto vogliamo capire qual è il ruolo che esalta maggiormente le caratteristiche di tuo fratello. Sì, no, ecco, magari un altro discorso, io penso che lui sia una mezzala sinistra del centrocampo a tre, insomma penso che quello sia il suo ruolo naturale, ecco magari all'inizio quando giocava ricopriva insomma un interno del 4-4-2 che chiaramente può farlo benissimo, però non è proprio diciamo il suo, certo. E quindi io penso che sì, a sinistra del centrocampo a tre sia il suo ruolo. Perfetto, pronostico e ti salutiamo. Pronostico è dura, io penso che sia una partita aperta a tutti e tre i risultati, non saprei, forse un pareggio risultato che magari potrebbe venire fuori, ecco, però non lo so, insomma poi per me è anche difficile perché comunque da una parte c'è mio fratello, certo. Dall'altra comunque c'è la squadra per cui comunque tipo dove sono cresciuto, quindi un pareggio diciamo va bene, un pareggio va bene, lascio tutti contenti, Luigi, mettiamola così. Media Gol, approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio.